La buondì e buon lunedì a tutti. Ah, sono le 6:30 e niente, prepariamoci. Finalmente riesco a farmi la barba. No. Adesso l'anno mi ha fatto venire il trip del porridge e voglio provare a farlo anch'io. Voglio provare a metterci dentro una mela. E che secondo me il porridge va preso con una filosofia giusta. Diciamo che l'aspetto del porridge non è mai proprio un bel vedere. Però buono. Ecco, queste sono le tipiche giornate autunnali che non mi piacciono, ma purtroppo non le posso scegliere. Quindi adesso ufficio. Buongiorno Luca, buon lunedì. Allora, oggi abbiamo fatto un video sul metaverse e abbiamo fatto uno spot come si compra su Amazon le cover personalizzate. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi su Idean2. Questo. Ora che sembra un tubetto di Pring, quanto odio il sellino quando è bagnato. Sempre più belli. Congratulazioni, Davide. Dai, che schifo. Sei bagnato. È piove. Dai, che si mangia oggi, Anna? Mi stai portando all'esaurimento. Pensa. Bello il video di ieri. Possiamo. Sì, mangiamo. Sì, Buon pomeriggio. anche a te. Ci vediamo. Aia. Oggi vado a lavorare in macchina perché alle 6 devo volare a Parma per una missione segreta che non posso dirvi. Perché avrò anch'io dei miei segreti. Hola! Allora, sono le 6:10, alle 6:40 devo essere a Parma, quindi devo volare subito. Oggi pomeriggio non sono riuscito a fare neanche un video in ufficio perché abbiamo avuto un pomeriggio incasinatissimo. Ok, perfetto. Ci vediamo dopo. Ciao! Allora, sono le 22:40, ho finito quello che dovevo fare adesso e adesso vado dal nonnino che non lo vedo da una settimana e oggi mi ha chiamato dicendomi che gli mancavo. Non è vero, però mi ha chiamato perché aveva bisogno. E niente, il nonno sta dormendo, giustamente, però non dorme mai la notte. Quindi adesso gli rubo un biscotto e gli scrivo che sono passato perché lui non ci crede. Ora. A casa che devo ancora mangiare, che c'ho una famona e via. Ho la mia bella mezz'oretta di lettura in cui mi rilasso, poi ho la doccia, poi studio. Ok, signori, è l'una, adesso io vado a nanna, preferisco andare un po' prima perché domani mattina mi devo svegliare alle 6 perché ho una giornataccia. Quindi buonanotte e alla prossima.